Il vino, il prodotto agroalimentare italiano più esportato nel mondo, più 3,1% nel 2019 secondo Coldiretti e portabandiera dell'Abruzzo nel mondo, sta già risentendo della crisi causata dal coronavirus. Le prime avvisaglie si erano già avute nello scorso mese di gennaio, quando la Cina stava iniziando a conoscere l'emergenza e aveva diminuito l'importazione di quasi il 12%. La situazione preoccupa molto i produttori in virtù anche delle cancellazioni delle più importanti fiere del settore, come quella di Chengdu, di Vinexpo ad Hong Kong e ProWine a Düsseldorf in Germania, mentre resta in bilico il Vinitaly di Verona, rinviato al prossimo mese di giugno. La situazione è abbastanza complessa. Io dico che come produttore di vino oggi la situazione è abbastanza difficile. Le cantine le abbiamo praticamente chiuse, le vendite si sono completamente bloccate, tranne qualche sporadico rifornimento, ma credo Pria sia proprio sporadico. A livello di movimento turismo vino, io ti faccio un panorama nazionale perché riesco, grazie ai miei contatti, un po' con tutta l'Italia, con i presidenti, la situazione è drammatica, le cantine, chiaramente, soprattutto le regioni dove abbiamo un flusso enorme di turismo oggi è completamente fermo e anche il nostro povero Abruzzo di conseguenza. È difficile già ancora fare una stima delle perdite per il movimento del vino, ma più o meno possiamo dire che più della metà del fatturato di quello che si è stato fatto fino adesso potrebbe essere andato perso. Ma io dico che il fatturato è inteso come il report di questo mese, perché è ovvio che se speriamo, incrociamo le dita, mi auguro di no, dovesse saltare cantina aperte, il danno è indescrivibile. Pensare di fare un cantina aperta il 30 e il 31 maggio con una festa mega galattica, pensando che il pericolo è stato superato, probabilmente è un qualcosa dedicato a un nostro turismo italiano vero e proprio, perché sicuramente le persone dall'estero non arriveranno se non fra un anno. Quindi, e questo forse è più un auspicio che una realtà. Esattamente. Ecco, per chiudere, quindi voi come Movimento Turismo del Vino siete più per la sospensione di quest'anno del Vinitaly e poi ripartire direttamente nell'anno nuovo? Ma sì, io ho avuto un sondaggio con i miei presidenti regionali, dico che tutti quanti sono propensi per un annullamento e un rinvio all'anno 2021. Perché? Perché siamo certi che anche spostandolo di 2 mesi, arriverà giugno, sicuramente i nostri stakeholder, gli importatori, cioè non viene nessuno in Italia, anche perché pensiamo e vediamo un po' la fotografia del mondo, sta arrivando pure in altre nazioni, quindi la situazione è drammatica, è veramente drammatica.